Sita. Ma, Shute yanda le kabele yanda shuri di kitayama. Shuri di kitayama. Et
Oh!
So I have been called UK, Switzerland, and Portugal. Thank you.
Belgium. Belgium. Israel. Israel. Migra. Sira Eradi. Yawaya Bami. Ego Su. Thank you.
beginning election.
Italy, of Africa, Italy, Italy. Praise God. Me fi France and a bag. Now, I saw no shop here, na me France, the Nipa Bayet says. Now, woman, I don't care about who you rap and a year. Now, what friend you rap, friend, what the Afrique. Now, that I talk to Afina. Yes, you're the pastor. Now, we're down at the house. May not be a friend. Last time in my emails, I come to the room so I story. Now, if I do so, I cry and I jump every year. Yet, I come and I heard that I would be a story in any room. And I may wake up and never so die. Never Yamia on second. Now, over to two masses, Nina, you must have started a passage to grow any new. Never, you have to have a country as a start of over to two masses, no more beyond the dark. The more you say, you
Chair, please. Will you permit me to introduce the leadership of the House? In questo momento vorrei introdurvi la guida della nostra chiesa. We say in the serpent for our architecture service. Alcune guide che sono qui tra di noi, vogliamo introdurli alla chiesa. At the moment, I would like all pastors and wives, excluding apostles, to be outstanding. In questo momento quindi vorrei che tutti i pastori e le loro mogli, esclusi gli apostoli, si alzino in piedi. All pastors and wives, excluding the apostles. Tutti i pastori e le loro mogli, ad eccezione degli apostoli. How are we doing today? God bless you. Dio vi benedica, sedetevi. All apostles and wives. Tutti gli apostoli e le loro mogli. Excluding our guests. Ad eccezione dei nostri ospiti. God bless you. Sventoliamo le nostre mani per loro, and the wife are here. E sua moglie sono qui. They also been a blessing to us throughout the week. Anche loro sono stati una benedizione per noi questa settimana. I want to introduce them to you. Voglio introdurvi. La mamma Isabel Jesse Adam. La nostra madre Elisabetta Jesse Adam. Apostle Emmanuel Jesse Adam. E il nostro apostolo Jesse Adam. And we thank God that Apostle Emmanuel Jesse Adam is the speaker this afternoon. E ringraziamo il Signore che il nostro apostolo Jesse Adam è il messaggero questo pomeriggio. So that much I do humbly invite you to the podium. Quindi lo invito qua a dare la parola del Signore. Praise the Lord. Gloria al Signore. We give glory and honor to the Lord God Almighty. Diamo la lode al Signore Dio potente. For granting us freely the gift of life and health. Per averci dato liberamente il dono della vita e della salute. If we are gathered here, se siamo riuniti qui, as children of God, come figli di Dio, hearing all these testimonies, e sentiamo tutte queste testimonianze, sharing fellowship together, e condividendo la comunità, in songs and dancing and praises, nel canto, nel ballo e nell'adorazione, it is all by His grace, è solo tramite la sua grazia, and we do not want to take His goodness and loving kindness for granted. E non vogliamo prendere la sua benevolenza e la sua grazia come se fosse scontato. So we want to lift our hands and say thank you, Jesus. E quindi alziamo le nostre mani e diciamo grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Thank you, Jesus. Oh, shall we say grazie Gesù? Diciamo insieme grazie Gesù. Ah, we are on Italian land, so. Siamo sul terreno italiano. At least, if you don't take anything at all, take grazie Gesù. Those of you who were at the yesterday's session, yesterday evening. Quelli che erano qui ieri sera nella sessione. Even if you have not been to Bible school before. Anche se non siamo stati a una scuola della Bibbia. At least you can from now on intimidate people with Saint Peter and Saint Rufruga. Puoi adesso spaventare la gente con le parole centripeta e centrifuga. So, at least, grazie Gesù, when you go home and you want to show people that you cannot speak Italian. E quindi quando vai a casa spaventa la gente dicendo grazie Gesù, così che sappiano che stai parlando italiano. Grazie Gesù. Quindi diciamo grazie Gesù. E ti dicono sei molto bravo. We bring the greetings from the chairman of the church, Apostle Dr. Pokunina. Vi portiamo il saluto del nostro presidente della nostra chiesa, Chairman Pokunina. He asked us to send his greetings, his well wishes, and his best regards to all of you. Di portarvi i suoi saluti e i suoi saluti più cari a tutti voi. Amen. 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 And also all members of the Executive Council. E tutti i membri del Consiglio Esecutivo.
The Lord has been good to us. Il Signore è stato buono con noi. From the ministers' sessions, dalla sessione dei ministri, up to when the officers and some members join us, fino al momento in cui alcuni degli anziani e alcuni dei membri ci sono riuniti a noi. We really, really have felt the Lord Himself ministering to us. Abbiamo veramente sentito il Signore stesso parlare con noi. He has charged us. Lui ci ha dato la sua forza. To go and do many things. Di andare a fare molte cose. And especially to go and be good stewards. Ma soprattutto di andare e di essere dei buoni servitori. In various areas of life. In varie aree della vita. And He has given us all the resources that we require to be successful in the assignment He has given to us. E ci ha dato tutte le risorse di cui avremo bisogno per fare il compito che Lui ci ha assegnato. And so, as we go, e quindi mentre andiamo, we want to go and make an impact. Vogliamo fare un impatto. We want to go and live in a way as to make our influence felt and seen. Vogliamo far sì che la nostra influenza sia vista e sentita. Perché poi ho opera di papere o bettese nyamemma ewa. Vogliamo condurre una vita che la gente sappia che ci sono dei figli di Dio. So this morning I want to share with you on watching my character as a good steward of God. Quindi vorrei parlare di un messaggio intitolato Guardare il mio carattere come un buon servitore di Dio. And I'm reading from 1 Timothy chapter 4. E leggerò da 1 Timoteo capitolo 4. And verse 16. Versetto 16. And then we will also see our theme passage. We pick a few verses from our theme passage. E prenderemo anche dei piccoli versi da Matteo 25. Now let's read 1 Timothy 4:16. Leggiamo 1 Timoteo 4:16. I'm reading from the ESV, the English Standard Version. If somebody has the NIV, they can read for us, the NIV. And it says, keep a close watch on yourself and on the teaching. Persist in this, for by so doing, you will save both yourself and your hearers. Verse 16 of 1 Timothy 4. Amen. All right, now let's go to Matthew 25, 24 to 26. And it reads, Matthew 25, 24 to 26. Then the man who had received the one talent came, and he said, Master, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your talent in the ground. See, here is what belongs to you. His master replied, you wicked a lazy servant. So you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Amen.
Matteo 25, 24, 25. Matthieu a fait partie de Dieu nous aide, qui témoin est Dieu nous aide pour nous. La dernière année, c'est par contre nous sommes assez. Oula, mais les musées où on y parle est bien. Où tu as fait quoi où nous y aller? Là où quoi quoi nous fait quoi où fait petit? Et tu nous trouves? Là mais de temps là tu me poses pour chez la dernière. Elle est nulle à nous voir, c'est le seul. À quoi quoi nous nous y avons? When we send each other for a coming year, Namibua for one of our one, men from in Petin. Amen. This passage, we have read it over and over again in Matthew 25. In Matthew 25, verso l'abbiamo letto e riletto. We have heard the story about the three servants. Abbiamo sentito la storia dei tre servitori to whom their master entrusted some talent or some treasures. A cui il loro padrone ha dato dei talenti, dei tesori. And the master asked them to occupy, to work with it till he comes. E il padrone ha chiesto a loro di lavorarci finché lui non ritornava indietro. After a long time, dopo un lungo tempo, the master returned. Il padrone è ritornato indietro. And then he called his servants to account for what they have received from him. E ha chiamato i suoi servitori per fare la rendicontazione. This week we have heard so much about that. Questa settimana abbiamo sentito tanto parlare di questo. We have heard that every talent we have, everything we have been given to us by our Lord. Abbiamo sentito che ogni talento che noi abbiamo ci è stato dato dal nostro Signore. And we have also heard e abbiamo sentito anche that he has given us talents and giftings according to his knowledge of our abilities. E che lui ci ha dato dei talenti a seconda della sua conoscenza delle nostre capacità. We also heard that he gave the talents to us based on his own good pleasure, according to his own will. E abbiamo anche sentito che lui ci ha dato questi talenti a seconda del suo piacere. And that he expects us to work with them. E che lui si aspetta che noi ci lavoriamo sopra. And that there is a day of accountability. E che ci sarà un giorno di rendicontazione. And those who do well, he will commend. E che quelli che faranno bene, lui sarà compiaciuto. Those who don't do well, quelli che invece fanno male, he will rebuke and punish. Li rimproverà e li punirà. Now the first two servants did very well. I primi due servi hanno fatto del loro meglio. And so the master commended them. Quindi il maestro era compiaciuto, il padrone. But the third, ma il terzo, did not do so well. Non ha fatto bene. Because when it was time for him to account, perché quando è giusto il momento della rendicontazione, he came rather accusing the master. È venuto ad accusare il padrone. He came saying unpalatable things about the master. È venuto a dire delle cose sbagliate al maestro, and al padrone. And in reply, e ha risposto, the master told him, il maestro e il padrone gli ha risposto, you, tu, you are lazy and wicked. Tu sei un servo pigro e malvagio. Wicked and lazy. Pigro e malvagio. Whatever his problem was, it was related to his character. Qualunque sia stato il suo problema, era relazionato al suo carattere. 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 The Holy Ghost, or the Lord Jesus, has given to us many things under two broad headings. Lo Spirito Santo, Gesù Cristo, ci ha dato così tante cose su due piani. The two broad gifts that God has given to us, or the Lord has given to us, I due grandi doni che Dio ci ha dato are
charisma and character. Sono il carisma e il carattere. Charisma has to do with all, to use it in a loose form, well, this is not the Bible school session. To use it in a loose form, charisma has to do with all the giftings, the spiritual giftings that the Lord has given to us. Il carisma riguarda tutti i doni spirituali che Dio ci ha dato. The way the gifts of God operate in us. Il modo in cui i doni di Dio lavorano in noi. The prophecies. La profezia. The speaking in tongues. Il parlare nelle lingue. The word of wisdom and word of knowledge. Il dono della sapienza e il dono della saggezza. The gift of healing. Il dono della guarigione. The gift of faith. Il dono della fede. The gift of working of miracles. Il dono del compiere miracoli. And many other things. E molte altre cose. God has given to His church. E Dio l'ha dato alla sua chiesa. Because He wants us to succeed. Perché vuole che noi abbiamo successo. And so the charisma or the charismata, all the giftings, the spiritual giftings are very important to us as Pentecostals to be able to make an impact in the world. Quindi come pentecostali, per avere un buon impatto sul mondo, dobbiamo avere la parte carismatica, tutti questi doni. But these gifts are there primarily to open doors for us. E questi doni sono lì per aprire delle porte per noi. God has designed it in a way that where doors are closed, the operation of this gift or operating in this gift will open doors for us. Dio lo ha reso in modo tale che dove ci sono delle porte chiuse, l'operare questi doni possa aprire delle porte per noi. And the Bible says that a man's gift maketh a way for him. E la Bibbia dice che una via è stata fatta per l'uomo. And he will stand before kings. E lui starà davanti a dei re. But when the door is open, se la porta è aperta, and you enter, e tu entri, when the doors of opportunity and blessing is open, quando le porte della benedizione e dell'opportunità è aperta, and it's open because of your spiritual gifts, ed è aperto perché tu hai dei doni spirituali, in order to be able to stay there and enjoy those blessings and opportunities, you will need the other side, that is character. In modo tale che tu possa beneficiare di questi doni, devi avere anche quello che c'è dall'altra parte, ovvero il carattere. Without character, the door will open for you. E senza il carattere, una porta sì si aprirà per te. But you won't keep long, you won't come out. Ma tu non ci sarai per molto, tornerai indietro. There are many who their educational qualifications have opened doors for them to land very lucrative jobs. Ci sono delle persone di cui l'educazione gli ha aperto molti lavori. But because of their character, they did not last at that workplace. Ma siccome non hanno un buon carattere, non hanno durato in quel posto. Character. And the Holy Spirit or the Bible equates character with a fruit. Fruit. E lo Spirito Santo, diciamo la Bibbia, ha reso, ha simboleggiato il carattere con un frutto. The Bible says that there are specific character traits that must be found in everyone that belongs to Jesus. E la Bibbia dice che ci sono dei tratti caratteriali che devono essere tipici di una persona che segue Gesù. And the Bible calls that the fruit of the Spirit. E la Bibbia chiama questi i frutti dello Spirito. Now Paul said. E Paolo dice. Watch your life closely. Guarda la tua vita in modo ravvicinato. He told Pastor Timothy, a young pastor, many things. Ha detto a Timoteo, un giovane pastore, tante cose. 1 Timothy 4, when you need to read, there is a lot of good advice for Pastor Timothy. In 1 Timoteo capitolo 4, se leggi, ci sono tanti consigli per il pastore Timoteo. Including the fact that let no one despise you because you are a youth.
E incluso fa sì che nessuno si ti disprezzi perché sei un giovane. Until I come, devote yourself to the public reading of scripture. E finché io torno, tu dedicati alle parole. Do not neglect the gift that you have. Non rilasciare i doni che tu hai. Which was given to you by prophecy when the council of elders laid their hands on you. Che ti è stato dato tramite la profezia quando il consiglio degli anziani hanno posato la loro mano su di te. And then at the end of the chapter. E alla fine del capitolo. Said, watch your life closely. Ha detto, guarda la tua vita. Watch your life closely. Custodisci la tua vita. And when he says that, Timothy should watch his life. E quando lui gli ha detto di guardare la sua vita, it is not about his dressing. Non parlava del suo modo di vestirsi. It is not about any of the charisma. Non parlava della parte carismatica. Because he had already mentioned that. Perché lui ha già menzionato questo. But now he says, keep a close watch on your life. Gli ha detto, guarda bene la tua vita. And that relates to the character. E quello appartiene al carattere. And so we want to read what the Bible says about the fruit, which is the character of the Christian. Quindi vogliamo leggere quello che dice la Bibbia sul frutto che è il carattere del cristiano. And learn a few lessons from the fruit. E imparare delle piccole lezioni sul frutto. Or fruit bearing. O nel germogliare un frutto. Before we delve briefly into the specific fruit. Now in Galatians 5. Versetto 5. Galatians chapter 5. Galati. Say again in your mind, please. Galatians chapter 5. Galati capitolo 5. From verse 22. Dal 22. Esse che c'è mu è più di mio. Na honhom ɔdɔ anigyeɛ asomdwoe abodwokyɛre ayamyɛ papɛ gyegye ɔdɔ anidahɔ mmara bia ne hɔ a ɛsiye no patɔmeka fi aduonu nan mu na wɔn a wɔyɛ kristo yesu dia no abɔ honam na ɛhyɛ soɔ ne n'akɔnnɔ asɛnnie mu sɛ yɛte ase honhom mu a wɔma yɛnate honhom mu nso. Amen. Amen. Galatians 5:22 downwards. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Amen. Ma i frutti dello spirito sono amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fede, mansuetudine e autocontrollo. Contro queste cose non c'è alcuna legge. Amen. Amen. The Italian is very nice. But the fruit of the Spirit, and then he begins to cite them. Ma il frutto dello spirito, poi comincia a fare a enumerarli. And so, the Lord expects us, as his stewards, to bear fruit. Quindi il Signore si aspetta da noi, come dei servitori, di generare dei frutti. If there is one thing that will make us succeed, that will make us attractive, it is bearing fruit. Se c'è una cosa che ci farà avere successo, ci farà diventare attraenti, sarà germogliare dei frutti. The Lord Jesus told us in John 15 verse 2.
Il Signore Gesù Cristo ci ha detto in Giovanni 15, versetto 2, that every branch in me that does not bear fruit, he takes away. Che ogni ramo su di me che non ha germogliato di frutti sarà tagliato via. Every branch in me, ogni ramo su di me that does not bear fruit, che non germoglierà dei frutti, he takes away. Sarà tagliato via. And every branch that does bear fruit, he prunes. E ogni ramo invece che germoglierà dei frutti sarà prosperoso. So that it may bear more fruit. Così che germoglierà sempre di più dei frutti. So, the Lord Jesus expects us to bear fruit. Quindi Gesù Cristo si aspetta da noi che germogliamo dei frutti. Now, what is the importance of fruit bearing? Qual è l'importanza nel germogliare dei frutti? First, for identification. Prima di tutto per essere identificati. To identify the type of tree that it is will be known by the fruit. Per riuscire a capire che tipo di albero è, lo riconosceremo dai suoi frutti. There are some trees which the leaves look very much alike. Ci sono degli alberi che hanno dei frutti veramente simili. And sometimes you can argue, you go into the farm or in the forest and you see one leaf of a tree or another, and you think, ah, this is this. And then the other one says, no, that is not the type of tree you are referring to. And then there is an argument. But wait until the time comes to bear fruit. Then you can see who was right and who was wrong. Ci sono dei tipi di alberi che quando... Your microphones are really, really disturbing. Ci sono dei tipi di alberi che quando fanno le foglie, le persone possono anche contendersi. Questo è questo albero, questo è l'albero... che possono contendersi le due persone perché non sanno che tipo di albero è, ma aspetta che germogli il frutto, allora sì, in quel caso vedremo chi dei due ha ragione. It is the fruit that settles every argument about the identification of a tree. Ed è il frutto che è germogliato che culmina ogni tipo di dibattito che c'è stato sulla natura dell'albero stesso. Every tree can say that I am this, I am that. Ogni albero può dire io sono questo, io sono quello. Until it is time to bear fruit. Fino al momento in cui dovrà germogliare dei frutti. Then we know which is which. E allora vedremo qual è l'albero. It is like that in our Christian journey and life. Questo è così anche nella nostra vita cristiana. Anyone can claim to be a Christian. Tutti possono dire che sono cristiani. Anyone can claim to be a servant and a steward of God. Tutti possono dire di essere dei servitori di Gesù. Like it happened to those servants of the master. Come è successo a quei servitori del padrone. They were all in the family of the man, in the household of the master. Erano tutti nella famiglia, nella casa di quel padrone. They were all appointed to be stewards. Sono stati tutti scelti per diventare dei servitori. They were all given talents. Gli è stato dato a tutti dei talenti. But the difference only came when it was time to bear fruit. Ma la differenza è uscita fuori quando è giunto il momento di germogliare dei frutti. Everyone can claim, I am a Christian. Quindi tutti noi possiamo dire, sono un cristiano. But Jesus said, ma Gesù ha detto, by their dancing. Oh no. Tramite la loro danza. By their singing. Tramite il loro canto. But what? By their fruit, ye shall know them. Tramite il loro frutto saranno riconosciuti. So it is not by the dancing, it is not by the singing. All these are good. E non è tramite la danza, non è tramite il canto, sono tutte buone cose. But it is not by these that we know who is who. Ma non è tramite queste cose che riconosciamo chi è chi. It is the fruit. E tramite il frutto. That makes us see and know those who are really, really disciples of the Lord.
che ci farà vedere chi sono i veri discepoli di Dio. Even in the demonstration of the spiritual gifts. Anche nella dimostrazione dei doni spirituali. There are all kinds of miracles, signs and wonders taking place. Many people are doing miracles and signs and wonders. And many are running to these places, some of these places. But Jesus warned against that. And he said we should watch their fruits. E ha detto dovete osservare i loro frutti. Watch their fruit. Osservate i loro frutti. How do you know? Come farete a capire? If someone is performing by the power of the Holy Spirit or by other powers. Se qualcuno sta facendo un miracolo per lo Spirito Santo o tramite altri poteri. It is only the fruit that will identify the kind of tree. È solo il frutto che identificherà il tipo di albero. So the fruit is for identification. Quindi il frutto è per identificarlo. The fruit is also for self-propagation. Il frutto è anche per un'autopropagazione. The only way to have more trees, more crops. L'unico modo per avere tanti tipi di alberi is for the tree to bear fruit. È perché l'albero germogli dei frutti. As it bears fruit, mentre germoglia questi frutti, we get more seed to plant. Abbiamo più semi per seminare. And after we get the fruit, and then we get the seed to plant, then the tree multiplies itself. E mentre noi abbiamo il frutto e quindi abbiamo il seme, riusciamo a seminare così che ci siano tanti alberi. In the church of God, if the members that populate the church of God do not bear fruit, se la chiesa o i membri che ci sono nella chiesa non germogliano questi frutti, with time, con il tempo, there will be no seed. Non ci sarà non dei semi. There will be no seed to plant. Non ci saranno semi da seminare. The church will shrink. La chiesa si restringerà. It has already started in many countries. C'è stato già in tanti paesi. The church has shrunk and is still shrinking in many formerly, hitherto, otherwise, so-called Christian nations. La chiesa ormai si è ristretto in così tanti posti e anche in alcuni paesi che vengono chiamati paesi cristiani. And so, bringing it home, any local church whose members do not bear fruit will shrink to death. E quindi diciamo che portandolo a livello locale, ogni tipo di chiesa in cui i membri non germogliano dei frutti, questa chiesa si restringerà fino ad estinguersi completamente. Ha. Because perché? People may come into the church. Perché la gente verrà dentro la chiesa. But if the people in the church do not bear fruit, do not display good character, thus those same people will despair the new people who come. Perché? Perché ci sarà nuova gente che verrà. Ma se la gente che c'è dentro la chiesa non germoglia dei frutti, loro stessi faranno disperdere la gente che è venuta nella chiesa. But where most of the members are bearing fruit. Ma dove invece ci sono i membri che germogliano frutti? Where we are portraying God-like and Christ-like character. Dove stiamo dimostrando un carattere divino e un carattere cristiano? We will become an attraction and more people will join. Diventeremo un'attrazione e molte persone si riuniranno. Brethren, there is the need to bear fruit. Fratelli, c'è un bisogno di germogliare. There is the need for us to pay close attention to our character. C'è un bisogno di fare attenzione al nostro carattere. Look at us. Guardateci. How beautiful God has made us on the outside. Come belli Dio ci ha resi a livello fisico. If the beauty we are displaying this morning. Se la bellezza che noi stiamo mostrando oggi. And which we display Sunday after Sunday. E che dimostriamo domenica in domenica. If this same beauty
C'è questa stessa bellezza. Find expression in our character. Si dimostrasse anche nel nostro carattere. What a beautiful world that will be. Che bel mondo che sarebbe questo. What a beautiful family that will be. Che bellissima famiglia che sarebbe. Just look at your brother and sister sitting close to you. Look at how beautiful they are. Look at how beautiful they are dressed. Guarda come sono vestiti bene. I charge you. E io ti sfido. To go and pay attention to your character. Di andare e fare attenzione a tuo carattere. Let our character to reflect our appearance. Facciamo sì che il nostro carattere rifletti il nostro, la nostra apparenza. And when we do that, we will multiply ourselves. E se faremo così, ci moltiplicheremo. The church will never die. La chiesa non morirà mai. It will never shrink. La chiesa non si estinguerà mai. It will see life. La chiesa vedrà la vita. Because many people run with us to see the Lord. Perché molte persone correranno insieme a noi per vedere Gesù. You will be the signboard that will be pointing people to the Lord Jesus. E tu sarai il cartello che mostrerà a molte persone Gesù. The only difference that will be between you and the signboard is that the signboard is always, he will be pointing people, but he is always there, he will not go. But you, people will follow you to the Lord. L'unica differenza sarà che il cartello sta fermo, ma tu invece la gente ti seguirà per andare dal Signore. The fruit is also evidence of the crucified life. Il frutto è anche l'evidenza della vita crocifissa. The fruit is evidence of the life that is crucified with Christ. Il frutto è anche l'evidenza della vita che è stata crocifissa insieme a Gesù. It is a life that is dead to sin. È una vita che è morta al peccato. Fruit is the result of a seed that died. Il frutto è il risultato di un seme che è morto. The seed was planted. Il seme è stato seminato. And it had to die. E ha dovuto morire. Before it did germinate. Prima ancora di germogliare. And so we are told in John chapter 12. Quindi in capitolo 12. John chapter 12 verse 24. Truly, truly, I say to you, the Lord Jesus is speaking. In verità vi dico. Unless a grain of wheat falls into the earth and dies. E a meno che un seme di grano cada per terra e muoia. It remains alone. Rimane da solo. But if it dies. Ma se muore. It bears much fruit. Germoglia molti frutti. Hallelujah. Unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. A meno che un seme di grano cada per terra e muoia, rimane da solo. But if it dies, ma se muore, then it will germinate. Germinerà. And it will grow. E crescerà. And it will bear much fruit. E germoglierà molti frutti. So every fruit is an evidence of a seed that died. Quindi ogni frutto è l'evidenza di un seme che è morto. And that is why Paul admonishes us to consider ourselves crucified with Christ. Ed è per questo che Paolo ci dice che dobbiamo considerarci crocifissi insieme a Gesù Cristo. Now when you go to Romans chapter 6, e se andiamo a Romani capitolo 6, there is an interesting illustration there. C'è un'illustrazione molto interessante. John chapter 6. Giovanni capitolo 6. Let's read from 1 to 4. Leggiamo dal primo al 4. What shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? By no means. How can we who died to sin still live in it? Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death?
We were buried therefore with him by baptism into his death, in order that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. Roma Fumuma, it is sent to you by Pepper. It's your faith, Rebecca said. Yet now, when you have no more so than I, David. Yet now, you, my bonnet, no, a better than I ever for so at now soon. And now, sir, let me say, you a boy in a super, yes, a Christian woman, a boy in a super new woman. Into an amour woman. Esu bo so esie ye ne no se se de onam etame ni munyam sunya ni Kristo fie ofo mu sa na ye so ye ntina kwa fofo na se ye ne no aye ba ko owo mu no na se ne ba ko owo mu no se ne no ba ba ko owo so ri ene mu na ye ni ye ye ni ye se wa ko ye ni pedua ne no asenu ye mu. Absolutely. Amen. All right, thank you. So, it's saying that Paul is saying here that we cannot say that we will continue in sin that grace may abound. Che non possiamo dire che possiamo continuare a peccare e la grazia sarà abbondante. Because he's saying that how is it possible? How can we who died to sin still live in it? Perché lui dice, come è possibile che noi che siamo morti per il peccato ancora ci viviamo dentro? Anyone who will bear fruit must be somebody who is dead to sin. Una persona che sarà capace di germogliare dei frutti deve essere una persona che è morta per il peccato. You must have sacrificed to be able to live above reproach. Devi essere sacrificato per essere capace di vivere a quel livello di approccio. He says, consider yourself dead. As far as sin is concerned, you are dead. You are a dead person. Ha detto, considerati veramente morto. Per quanto riguarda il peccato, tu sei morto. The problem is that many of us, we are not dead at all. At best, è che molti di noi non siamo morti. Many of us are alive to sin. Molti sono vivi per peccato. And many of us, at best, we are falling into coma. Not dead, but we are in coma. Let something small, pretty, to wake up. E molti invece di noi sono in coma per il peccato. Basti che una piccola scintilla faccia scattare tutto il peccato. But Paul didn't say we should go into coma. Paolo non ha detto che dobbiamo andare in coma per il peccato. But that we should consider ourselves dead. Ma dobbiamo considerarci morti. How many of you have seen a dead body before? Dead. Who have been laid in state? Dead. Somebody who is dead and laid in state. Quante persone hanno visto un corpo morto al mortuario? You go to a funeral. Andate ad un funerale. And somebody is dead, he's laid in state. E questa persona è al mortuario. People are crying and doing many things. E le persone piangono e vanno avanti. The choir is singing. Il coro canta. And then somebody went to far. E una persona che circola attorno al morto. Comes and realizes that his face, you know, when the people are many, they are falling past the body. When he, after he finished filing past, he realized that his purse had been taken, had been stolen. Avete mai visto che una persona che circola intorno al morto, una volta che ha finito di fare il giro, si accorge che il suo portafoglio è stato rubato? The purse is gone. Il portafoglio è stato rubato. And then he goes straight, he suspects the dead body straight away. And he goes straight to the dead body. E va dritto dritto al corpo morto. Dritto dritto. Va dritto verso il corpo morto. Then he said, you dead body. Dice tu, where is my purse? Dov'è il portafoglio? Have you heard some before? Avete mai
Have you seen one before? Why would he not go to the body? Why would he not go? Normally, any person in his right senses, after realizing that something has gone wrong, his path had been taken, he will not go rush to the dead body. Why? Because as far as that sin is concerned, that man is dead. Una persona normale e sana di mente, se vede che il suo portafoglio è scomparso, è logico che non andrà dal corpo morto. Perché? Perché per quanto lo riguarda, quel corpo lì non può più fare niente, è morto. So any Christian, quindi that, ogni cristiano, any disciple of Christ, any steward of God, ogni servitore di Dio, that people still find sin in your life, it means you are not dead to sin. Che in cui possiamo ancora trovare il peccato significa che non sei morto per il peccato. The seed has not been buried. Il seme non è stato seppellito. And it cannot die. E non può morire. And so long as it cannot die, it cannot bear fruit. E siccome non è morto, non può generare dei frutti. And so Christians who do not bear fruit is an evidence that they are very much alive. I cristiani che non possono germinare dei frutti significa che non sono ancora morti. From today, da oggi, consider yourself dead to sin. Considerati morto per il peccato. Any bad thing that happens in the family. Ogni cosa brutta che è successa nella famiglia. Happens in the workplace. Ogni brutta cosa che è successa nel posto di lavoro. Any bad thing that happens in the church. Ogni brutta cosa che è successo in chiesa. If we are looking for people to suspect. Se stanno cercando delle persone da sospettare. It should not be you. Non devi essere tu. Never. Mai. Because you are dead to sin. Perché tu sei morto per il peccato. Oh, hallelujah. Paying attention to my character as a steward of God. Fare attenzione al mio carattere come servitore di Dio. If our character reflects that of our Lord. Se il nostro carattere riflette quello del nostro Signore, it glorifies God. Lo glorifica. So fruit bearing also glorifies God. Quindi germogliare dei frutti glorifica Dio. The Lord Jesus said it. Il Signore Gesù Cristo l'ha detto. In John 15 verse 8 he said. In Giovanni 15 8 dice. After he has spoken about fruit bearing from verse one up to that point, then he said, by this my Father is glorified, that you bear much fruit and so prove to be my disciples. E quindi dopo aver parlato del versetto 1 arriva a del frutto, arriva al versetto 8 dicendo, così mio Padre sarà glorificato nell'osservare che voi miei servitori germinate dei frutti. So when your character is good, quindi se hai un buon carattere, when you resemble your Lord, se tu assomigli a tuo Signore, God is glorified. Dio è glorificato. God is happy. Dio è felice. And people, you know, he uses you to glorify himself. God with you. E Dio usa te per vantarsi. And God has been doing that. E Dio ha fatto questo. He told the devil. Ha detto al diavolo. Are you considering my servant Job? Stai considerando mio servo Giobbe? He is a man of integrity. È un uomo integro. God himself. Dio stesso. The one who knows everything. Colui che sa ogni cosa. I can say you are a person of integrity without knowing some other things. Io posso dire che tu sei una persona integra ma non so alcune cose di te. But for God to say. Ma per Dio dire, he who knows everything, colui che sa ogni cosa, he before whom nothing is hidden, colui davanti al quale nulla è nascosto, to testify that you are a person of integrity, se lui testimonia che tu sei una persona integra, it's a wonderful testimony, è una bellissima testimonianza. So he told the devil that you can't touch Job.
ha detto al diavolo, non puoi toccare Giobbe. I trust him. Io mi fido di lui. Oh, may God bear testimony about us. Che Dio faccia la testimonianza su di noi. We want to take the nations for God. Vogliamo cambiare le nazioni per Dio. We want to influence the nations for Christ. Vogliamo influenzare le nazioni per Cristo. It will not be simply by the word of mouth. E non saranno soltanto le parole dalla nostra bocca. It will be by our character. Ma anche tramite il nostro carattere. And so Paul says, quindi Paolo dice, the fruit of the Spirit, il frutto dello Spirito è, he mentioned about nine things. Ha menzionato nove cose. And yet he uses the English version, you have used the word is. Ed eppure la versione inglese dice è. He didn't say the fruits of the Spirit are. Non ha detto i frutti dello Spirito sono. No, said the fruit of the Spirit is. Ma ha detto il frutto dello Spirito. But è. He goes on to name a couple of things. E poi ha continuato nominando un po' di cose. It is because they are all together as one fruit. Perché tutti insieme formano un unico frutto. When you buy one fruit of orange, se tu compri un'arancia, and you divide it, you see so many seeds. Vedrai che ci sono tanti compartimenti. So, the following that Paul cited are the seeds in the fruit. Quindi quelli che Paolo ha nominato sono i semi nel frutto. He said the fruit of the Spirit is love. Dice il frutto dello Spirito è amore. If there is one word that, c'è una parola that the world has polluted, che il mondo ha inquinato, if there is one word that this world has corrupted, se c'è una parola che il mondo ha corrotto, it's the word love. È la parola amore. Love. Amore. Foolish things, many foolish things are done in the name of love. Molte cose stupide sono fatte nel mondo dell'amore. Many nasty, dirty things are done all in the name of love. Molte cose impure e sporche sono fatte nel nome dell'amore. There are so many types of love. Ma ci sono diversi tipi di amore. But this is not a Bible school, so let me move on. Questa non è una scuola della Bibbia. But what the love that is being spoken of here is the love that proceeds from the Holy Spirit. Questo è l'amore che proviene dallo Spirito Santo. It is divine love. È l'amore divino. They call it agape love. Viene chiamato amore agape. It is the love that devotes itself to the well-being of another person. È l'amore che si rende disponibile al successo dell'altro, al benessere dell'altro. And the best definition of love you can get anywhere in the world is found in the Bible. E la più buona definizione dell'amore che si possa trovare in tutto il mondo è dentro la Bibbia. If you are interested, just go to 1 Corinthians 13 in your spare time and read, and you will find a real definition of what love is. E se sei libero, vai in 1 Corinzi, capitolo 13, troverai il vero significato dell'amore. It's not about the normal one we hear about. A man, a boy meets a girl and I love you, and they begin to do things. After 2 months, oh, I don't love you anymore. That is not love. E non è l'amore che proclamiamo noi, che una ragazza, un ragazzo incontri una ragazza, ti amo, dopo 2 mesi non ti amo più. Ti amo. But the love of God, ma l'amore di Dio, is divine, it seeks the welfare of another person. È divino e ricerca il benessere dell'altra persona. And that's why Paul says love is not selfish. Ed è per questo che Paolo dice che l'amore non è egoista. And we say that love loves in spite of, not because of. E questo amore ama anche se e non perché. It is not I love you because you are beautiful. E non è che ti amo perché sei bella. I love you because you are wealthy, you have money. E non ti amo perché sei ricco.
I love you because you are very black beauty or you are fair color. Io non ti amo perché hai un bel complesso di colore. No. No. I love you in spite of who you are. Anche a condizione di quello che tu sei. Despite who you are. Nonostante tutto quello che sei. I love you. Ti amo. That is the love of God. Questo è l'amore di Dio. Romans 5:8. Romani 5:8. For God commended his love toward us. Che Dio ci ha dato il suo amore. That while we were yet sinners. Che anche quando eravamo dei peccatori. Christ died for us. Gesù è venuto a morire per noi. While we were yet sinners. Anche quando eravamo dei peccatori. Oh, let's put our hands together for our sister. Wonderful. So it is love in spite of who you are, not because of who you are. Quindi è un amore che è perché non per quello che tu sei, ma indipendentemente dal fatto da quello che tu sei. For God so loved the world. Perché Dio ha amato tanto il mondo. That he gave. E ha dato. His only begotten Son. Il suo unico figlio. God is the author of love. Dio è l'autore dell'amore. The Bible says God is love. La Bibbia dice che è l'amore. Amen. 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 So the love that we profess for one another. Quindi l'amore che condividi con gli altri. It should be the God kind of love. Deve essere l'amore come quello di Dio. Don't profess love to somebody and then the moment he turns away you bite him. Non mostrare amore a una persona appena stai lontano cominci a parlare indietro. You bite him in the back. È come se gli dessi un morso sulla schiena. And when he turns. E quando si gira. Then you smile. E comincia a ridere. Now he doesn't know who bit him. E non sa chi gli ha morso la schiena. That is not love. Quello non è amore. The character of God. Il carattere di Dio. That which would draw the world to us. Che avvicinerà tutta la gente a that which will make us good stewards of God. Che ci renderà buoni servitori per Dio. It's for us to demonstrate the love of God to the world. Significa dimostrare il nostro amore per Dio al mondo. So the fruit of the Spirit is love. Quindi il frutto dello Spirito è amore. The second one is joy. Secondo è gioia. Joy. Gioia. Not happiness. Non felicità. But joy. Ma gioia. Someone has said that happiness is related to happiness. Things that are happening. If things are good today, I am happy. If things are not good, I am not happy. That is happiness. La felicità è correlata agli eventi. Se le cose vanno bene per me sono felice. Se vanno male non sono felice. My joy is of the Holy Ghost. Ma la gioia viene dallo Spirito Santo. Joy is within. La gioia viene da dentro. It's independent of the circumstances. Non importa qual è la circostanza. That's what somebody says, shoe or no shoe. Praise the Lord. Ecco perché alcuni dicono, scarpe o non scarpe, lode sia il Signore. Joy. Quella è gioia. It is called the joy of the Lord. Viene chiamata gioia del Signore. It is our strength. È la nostra forza. It is inner joy. È una gioia interna. Ah, hallelujah. Yeah. Christian. Cristiani. Display the joy of the Lord. Mostrate la gioia del Signore. There are Christians when you see them always. Quando sono cristiani, quando li vedi sempre. It's like they are drinking lemon all the time. Sembra che stanno mangiando il limone tutte le volte. Every time you meet him or her, you look at his countenance like they are just drunk lemon. Ogni volta che lo vedi sembra che abbiano appena mangiato del limone. O quinine, bitter medicine. O una medicina molto amara. Because he is in the spirit. Siccome è nello spirito. Because he is in the spirit. Siccome è nello spirito. They cannot laugh. Non riesce neanche a ridere. Smiling. Sorridere. Is haram. It's prohibited. As if it is prohibited in the life of the spirit. Sembra che quasi che il sorriso sia proibito nella vita dello spirito. So always like this. Quindi sempre sei. And the face. It's very unattractive. Il viso non è attraente.
the fruit of the Spirit of the Holy Ghost is joy. Frutto dello Spirito, dello Spirito Santo è gioia. Let people see that the Holy Ghost lives within you. Fatti che la gente veda che lo Spirito Santo vive dentro di te. And if the fruit of the Spirit, of the Holy Spirit is joy, it means that the Holy Spirit that is living inside of you can smile. Quindi se il frutto dello Spirito è gioia, significa che lo Spirito Santo riesce a sorridere. So when the Holy Ghost wants to smile through you, don't resist it. Quindi quando lo Spirito Santo vuole sorridere dentro di te, non resiste. Even when somebody has shared a healthy joke and everybody is smiling and you, the smile is from, hey, Holy Ghost. Anche quando qualcuno fa una battuta e tutti stanno sorridendo e ti viene voglia di sorridere e dici Spirito Santo. No, no, no. Exude joy. Let joy come out of you. Lascia che la gioia si veda. Show to the world. Mostrala al mondo. That Jesus who is in you. Mostra al mondo che Gesù che è in te. Is the source of your joy. La risposta della tua gioia. Is the Holy Ghost that smiles and laughs. Lo Spirito Santo che sorride e che ride. Amen. After all, you know Jesus. E soprattutto devi conoscere Gesù. He has forgiven you of your sins. He has delivered you. He has protected you. You are heaven bound. Where you are going? In my Father's house are many single room apartments. Is that what he said? Mansions! How can you decide when you are going to inhabit a mansion? Come ti comporteresti per prendere e abitare delle case? Joy. La gioia. Joy. 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 From now on, da ora in poi, when I meet you, quando ti incontro, I want to see the joy of the Lord on your face. Amen. So the fruit of the Spirit is love, it is joy. Quindi lo frutto dello Spirito è amore e gioia. The Magi were joyous and came to worship the newborn king. E tutti gioivano e adoravano il nuovo re nato. When King Herod and his people were troubled and they were angry. Quando Erode e la sua gente erano arrabbiati e turbati. When the prodigal son returned home. Quando il figlio prodigo ritornò a casa. There were two people in the home. C'erano due persone nella casa. One was very happy. Very joyous. He was filled with joy. Era riempito di gioia. That's the father. Quella realtà. But the elder brother. Ma il figlio minore. Was very sad. Era molto triste. Many of us are sad. Sometimes we are sad because something good is happening to somebody. Molti di noi sono tristi quando qualcosa di buono accade a qualcun altro. Something good. Qualcosa di buono. The guy had messed up. Anche se il ragazzo aveva sbagliato. But the father had opened the eyes and come. Ma il padre ha aperto le mani e diceva, vieni. So something good is happening to your brother. Quindi qualcosa di buono stava accadendo a tuo fratello. And this man is from the farm. Quest'uomo is era from the farm. He's coming from outside. And he hears merry making. E sentiva. He hears people rejoicing. E sentiva le persone che gioiva. And he said, what is happening? E disse, cosa sta accadendo? Said, you don't know. Disse, ma non sai. That your prodigal brother has returned. And your father has killed goats and there is a big party. E tuo padre ha ucciso un agnello e faranno una grande festa. Davvero? Me, all the loyalty have displayed. Io tutta la lealtà che ho dimostrato al padre. Father has never killed one goat for me. Il padre non ha mai ucciso una capra per me. We are all human beings. Siamo esseri umani. Don't let us rush to judge that man. All of us can identify with that. We've been watching. Sono da qui da tanto tempo. I have been in this ministry for long. Sono stato in questo ministero da così tanto tempo. This man came just 10 years ago. Questo qui è venuto solo 10 anni. Look at him. Ma guardalo adesso. I am an elder for a long time. Io sono stato anziano per così tanto tempo. This one is only 2 years. And say, fine. When something good is happening, brother, and you are mad, that is not the joy of the Lord. Quando qualcosa di buono accade a tuo fratello e tu sei arrabbiato, allora quella non è la gioia del Signore. You are all not having children. Magari non hai figli. But your colleague has got to pregnant. Ma il tuo collega è rimasto incinta.
you must be happy. Yours is on the way. Amen. Peace. Pace. Peace. Pace. Peace. Pace. Ha. Pace. Pace. Monta pace. 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 The state of quietness. Stato di silenzio. Tranquility and harmony. Tranquillità e armonia. Security in the midst of turbulence. La sicurezza nel mezzo della turbolenza. See, peace is not the absence of war. La pace non è l'assenza di guerra. But security and calmness in the midst of war. Ma la sicurezza e la calma in mezzo anche alla guerra. I remember this story when we were kids about a teacher who asked his children to draw a picture depicting peace. Somebody who has peace. Ho sentito la storia di un insegnante che diceva ai suoi allievi di disegnare lo stato di pace. You know, when the teacher went around to inspect the drawing. E quando l'insegnante andava in giro per guardare i disegni dei bambini. People had drawn a rich man who has big mansion and this and that, many things. Alcuni avevano disegnato un uomo ricco che aveva tante case, tante ville, cose del genere. All the good life that we know. Tutte le cose buone della vita che conosciamo. The children had made a drawing of those, one way or the other. I bambini facevano i disegni un po' di tutti. And then as he went around, he saw one child. E mentre andava in giro ha visto un bambino. Who was this? Who had depicted rain and storm, strong wind? Che aveva disegnato la pioggia e anche una tormenta, una tempesta. And a bird is perching on a branch of a tree, a branch of a tree. E c'era un uccellino su un ramo di un albero. And when the teacher saw that, he got annoyed. E quando l'insegnante l'ha visto, si era arrabbiato. What are you doing? E disse, ma cosa stai facendo? I said if you draw somebody who has peace. Devi disegnare qualcuno che ha pace. All your friends have drawn nice things. Tutti i tuoi amici hanno disegnato cose belle. E disse, take your time, take our stay to you. E disse, maestro, aspetta un attimo, ti insieme. Look at the storm. Guarda tutta la tormenta. In the midst of that storm. E in mezzo a tutta quella tormenta. Look at the bear. Guarda questo uccellino. Look at the way his claws had grabbed the branch. Guarda come le sue zampe hanno fermo i rami. And what disturbed the teacher most was that the bear was sleeping. E la cosa che dà più fastidio è che quell'uccellino stava anche dormendo. The bear was dozing. Stava dormendo. And the child told the teacher, so long as the claws are gripping the branch, he's sure that it will not fall. Quando qui tiene fermo i rami, questo uccellino sono sicuro che non cadrà mai. It is well, with my soul. The Prince of Peace. Gesù è il principe della pace. In Philippians 4:7, Paul prays that the peace of God will reign in our hearts. Filippesi 4:7 dice che la pace del Signore piangerà sul nostro cuore. Who has the peace of God does not scramble for things. Una persona che ha la pace del Signore non corre dietro le cose. He just works hard. Guarda solamente. And waits for God to act. E aspetta che sia Dio ad agire. One with the peace of God. La persona con la pace del Signore. Is very secure. È molto sicuro. He has security in his mind.
e la sicurezza della sua testa. He is not insecure. Non è sicuro. But he's very calm. Ma è molto calmo. The peace of God. La pace del Signore. He gives God honor. Dal Signore onore. His fellow human beings respect. E dà anche a tutti gli esseri umani rispetto. La pace del Signore. May it flood your hearts. Lui lo riempie sui vostri cuori. Long suffering. The fruit of the Spirit is another version put it patience. Another version says long suffering. Il frutto dello spirito si chiama anche pazienza. To bear, to tolerate the weaknesses, the offenses, and the injuries and the provocations of other people without resentment. Per supportare i mali, le provocazioni, gli dispetti di tutte le persone senza reagire in modo negativo. Show patience. Tu mostri pazienza. In the midst of provocation. Quando ci sono le provocazioni. Provisionfu no ubrubo. Sono tutti gli assabu trema. Qualcuno verrà a scatenarti o a provocarti in una maniera per farti così tanto arrabbiare, quindi per dimostrare se tu reagirai oppure non reagirai. Quindi questo è anche questo è anche il frutto dello spirito, la pazienza. We need to show patience towards our children. Dobbiamo mostrare pazienza verso i nostri figli. Our youth. Verso i giovani. Some adults don't have patience at all. Alcuni adulti non hanno per niente pazienza. Even when the youth are dancing. Anche quando ballano. They are annoyed. Sono arrabbiati. Quando vedono i giovani ballare li cacciano. This is not child play. Go. Qui non è il posto dove giocare. Let us have patience for them. Dobbiamo avere pazienza per loro. Patience. Patience for new converts. Pazienza verso nuovi convertiti. To help them to mature. Per aiutarli a maturare. Instead of being quick to condemn and to run them down. Invece di condannarli e farli scappare via. The fruit of the Spirit is gentleness. Other versions say kindness. Il frutto dello spirito è gentilezza o benevolenza. A disposition to be gentle. È disposto per essere benevoli. To be kind. Essere gentili. One who forgives easily. Una persona che perdona facilmente. Someone who never deliberately seeks to hurt anyone. Una persona che non cerca di far male apposta alle altre persone. Rather, he seeks others' good at his expense. Invece cerca il benessere degli altri a sue spese. He harbors no bitterness. Non ha amarezza. For he believes God is the avenger and the rewarder. Perché conosce che sta bene che Dio è il vendicatore e colui che ricompensa. Let me run through. The fruit of the Spirit is goodness. Frutto dello spirito è bontà. The state of being good. Lo stato di essere buono. Rejecting anything that will not promote goodness. Rifiutando ogni cosa che non promuove la bontà. In other, rather does he do anything with a bad motive. Quindi non fa niente con cattive intenzioni. Rather, he supports anyone or anything that promotes the good of people. Ma supporta tutte le persone che fanno la bontà, mostrano bontà alle persone. So that is goodness, the state of being good. Questo è lo stato di essere buono. And then the fruit of the Spirit is faith. Frutto dello spirito è fedeltà. Other versions say faithfulness. Fede o fedeltà. Assurance and trust in God and His word. La sicurezza nel confidare in Dio e nella sua parola. Not fearful. Senza aver paura. Unwavering, not shake. Senza traballare. He is not a pessimist. Everything that put on the table, no, it cannot work. Non è un pessimista. Ogni cosa che dice no, non può funzionare. Non può funzionare. I can't do it. Non posso farcela. Everything I can do it. No, we can't do it. It cannot be done. Non può essere fatta, non è possibile. No, that is not the fruit of the Spirit. Quello non è il frutto dello Spirito. The fruit of the Spirit has confidence. Il frutto dello Spirito in God and His word. Ha fede in Dio e nella sua parola. He is also faithful. È anche fedele.
Faithfulness is a fruit of the Holy Spirit. La fedeltà è un frutto dello Spirito. Let us be faithful. Siamo fedeli. As Pentecostals. Come Pentecostali. As stewards of God. Come servi di Dio. One of the ingredients that stands us out as children of God, as stewards of God, is faithfulness. Una delle ingredienti che è importante come figli di Dio è essere fedeli. Faithful in the things of God. Dobbiamo essere fedeli nelle cose di Dio. Be faithful in your finances. Si fedeli nelle tue finanze. Be faithful. Si fedeli. People, I don't understand why sometimes people get angry when they are asked to give account. Non so perché le persone si arrabbiano quando vengono richiesti di dare un resoconto su quello che hanno fatto. Anybody who is afraid of accountability. Ogni persona che ha paura di rendere conto di dell'opera che ha svolto. It's not correct. Allora quella persona non è a posto. It's not correct. Non è una persona a posto. Yeah. The church gives you money to go and buy something and bring receipts. La chiesa ti chiede di dare i soldi per andare a comprare una cosa e portare lo scontrino. And you come and we are demanding the receipt. E tu vieni e chiedi lo scontrino. And he says, hey, you people don't trust me. You know, today there's no trust in the church anymore. You don't trust me. Ah, comincia a lamentarsi. We trust you. That's why we say give us a receipt to confirm your faithfulness. Comincia a lamentarti, ma voi non avete più fiducia in questa chiesa, non avete più fiducia nelle persone. Proprio perché ci fidiamo, ti chiediamo lo scontrino per confermare la nostra fiducia in te. Why are you angry with this small thing? Perché ti arrabbi per queste piccole cose? It means you yourself, you don't trust yourself. Significa che tu stesso non ti fidi di te stesso. Faithfulness. La fedeltà. That's the fruit of the Spirit. È frutto dello Spirito. Meekness. La somebody who is meek. It's a humble person. La persona is not, it's not violent. Non è violenta. It's not quarrelsome. Non è una persona litigiosa. The Bible said that Moses, God testified that Moses was the most humble of all people. E la Bibbia testimonia che Mosè è la persona più umile. As church leaders, we must take a cue from that. E come leader della chiesa dobbiamo imparare questo. And as members of God's household, we must take a cue from that. E anche come membri della chiesa dobbiamo imparare anche noi questa cosa. Finally, he says, the fruit of the Spirit is self-control. E alla fine dice che il frutto dello Spirito è autocontrollo. Self-control. Autocontrollo. That is moderation in indulgence. You are moderate in all you do. Essere moderato in tutto ciò che si fa. You are able to moderate your passions and feelings. Sei in grado di mantenere fermi le tue passioni e le tue paure. Self-control. L'autocontrollo. Proverbs 16:32. This one I want us to read before Proverbi I start. Proverbs 16:32. Proverbi 16:32. Someone has spoken quickly. Mevusem eti dumisi chemu ediasa mienu. Dianu chare phone yesene do merema. Na di odi humum so no sene de okofa kuro. Mevusem eti dumisi chemu ediasa mienu. Dianu chare phone yesene do merema. What's he saying? Dear, the mighty warrior, or yes, 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 the migh
That is wonderful. Questo è meraviglioso. So, moderating your passion. Quindi moderando o avere autocontrollo sulle proprie passioni. Keeping yourself in check, not to go to this extreme or that extreme. Controllando, non andare da un estremo all'altro. When you get angry, quando ti arrabbi, and everybody says stop. E tutti ti dicono fermati, fermati. Leave me, let me give it to him. E tu dici lasciami, lasciami picchiare. Control yourself. Devi master your passion. Devi controllare le tue passioni. By the help of the Holy Ghost. Come una persona che ha lo Spirito Santo. Amen. Even in marriage. Nel matrimonio. Fact that you have been given the license to express your passion in sexual union. Anche se ti hanno dato la possibilità di esprimere le tue passioni sessuali, which is beautiful and wonderful in the sight of God within the context of marriage, che è meraviglioso nel contesto di matrimonio anche agli occhi di Dio. The matter came before a pastor. Era scoppiato un caso di fronte a un pastore. And it is that the woman was complaining. Donna si lamentava. When the pastor went to the agent, the man said, okay, I have reduced it. Instead of 11, I have reduced it by one a day. E quindi l'uomo disse, okay, adesso l'ho ridotto. Da 11 passerò una volta al giorno. The pastor was shocked. E il pastore era scioccato. What did you say? Disse, ma cosa hai detto? 11. 11. Are you out of your mind? Sei fuori di testa? Pastor, me, I'm strong. Dice, pastore, io sono forte. That is madness. Quello è pazzia. That is somebody who cannot control himself. Una persona che non riesce a controllare se stessa. Somebody who does not have any self-control. Una persona che non ha per nulla autocontrollo. The fruit of the Spirit is self-control. Frutto dello Spirito è autocontrollo. The Bible said. La Bibbia. That Joseph, Giuseppe, finally, when he saw his brothers, dopo che aveva visto i suoi fratelli, he wanted to cry aloud. E gridare. But he controlled himself. Ma controllò se stesso. Controlled himself. Controllò se stesso. Devi pia, dopo qua di un bia da stessa uie. Non tutte le cose che ti vengono in mente devi fare. Devi pia, dopo qua su un bia da stessa uie. Non tutte le cose che arrivano nel tuo spirito. Ma l'autocontrollo è il frutto dello spirito. Quando vai alle riunioni del presbiterio, sei una persona. Control yourself. Controlla. Let the Holy Spirit help you. Che lo Spirito Santo ti aiuti. At the workplace, in marriage, in the community, in the family, everywhere. Nel tuo matrimonio, nella comunità, in the church, nella chiesa. Self-control. This is the character of God. As we demonstrate this character, e dobbiamo dimostrare questo tipo di carattere. Our stewardship. Così il nostro, la nostra servitù. Will be wonderful. Il nostro servire sarà meraviglioso. The master will not tell us as he told the other man. Il nostro padrone non dirà come ha detto l'altro uomo. That you are wicked and lazy servant. Che sei un servo pigro e cattivo. Whatever came into his mind, he went and did it. Qualsiasi cosa che gli era venuto in mente è quello che ha fatto. He didn't have any self-control. Non ha avuto autocontrollo. But we, ma noi, have been equipped. Siamo stati equipaggiati by the Holy Spirit. Dallo Spirito Santo. To be able to exhibit self-control. Per esibire l'autocontrollo. May our character. Che il nostro carattere. May the beauty of Jesus, che la bellezza di Cristo, be seen in us. Sia visto in noi. All his wondrous character and purity reflect in our lives. Tutto il suo bellissimo carattere e la sua purità siano riflessi nella nostra vita. Thou Spirit Divine, lo Spirito Divino, all my nature refine. E la mia natura refine my nature. Di costituirà la mia natura, la purificherà. Till the beauty of Jesus. Sì.
la bellezza di Cristo e sì in me. La vista in me. Amen. Oh yeah.
and my sister Dana to meet you. So I'm bringing you a story of person. Now, excellent, I work at Papa, put your name, I am the name, your mommy, Rachel, and me, Mama Lizzie. Now, because I'm strong. In Jesus' name, amen.